tribunale c'è stata la discussione, chiamiamola così, anche propedeutica per la scissione o la ripartizione di un ramo per la creazione di una società del branco, della branchia del CISU. Il consigliere comunale Martini ha fatto i suoi interventi, ci sono state delle più che polemiche delle interrogazioni che riguardano appunto l'aspetto di carattere anche economico dei risvolti della creazione della nuova società. Il problema centrale che tu hai trattato è il problema relativo alla risoluzione delle questioni relative al personale esistente. L'hai sviluppato, però ce lo puoi anche precisare meglio. Certo, avvocato, in pratica ieri è andato l'atto di indirizzo per questa nuova società che dovrà nascere al CIRSU, che avrà un altro nome. Tu mi insegni che giù non è stato ammesso il concordato con continuità aziendale, quindi debbono fare un'altra società fatta dai sei. No, hanno fatto l'istanza, stanno preparando per fare un'altra società che si chiamerà Edil Company. Sì. Edil Company non sarà altro che il CIRSU 2. Diciamo così, il CIRSU 2 che non avrà un capitale sociale perché i comuni non lo verseranno, ma hanno dato come capitale sociale i terreni della discarica frazionati. Questa Edil Company avrà il compito di pagare un affitto al CIRSU, il CIRSU con i soldi dell'affitto ci pagherà i debiti. Ma succederà tutto questo? Lì poi è emerso dal dibattito che ci sarà un nuovo consiglio d'amministrazione con revisione di conti, con tre persone al CDA e quindi poi adesso sinceramente il comune di Mociano cosa ha bisogno più che ci fa più col CIRSU? Quando ci sta la ditta di Odoro che si è aggiudicato l'affidamento per raccogliere l'immondizia e tutti i mocianesi sanno quanto pagano. E quindi, ma più che altro, lì si dovevano andare a vedere tutti gli sbagli del CIRSU, chi ha fatto i debiti del CIRSU in tutti questi anni e poi i dipendenti giù. È vero che comunque ci sono, cosa andranno a finire tutti questi dipendenti? Quello è il problema della Sorgesa che è andata in fallimento, ma poi ci sono dipendenti giù che adesso stanno a lavorare con i voucher, queste forme di lavoro precario che si usano. Sono adesso dipendenti amministrativi, credo che siano. Penso proprio di sì. Allora, lì ieri c'è stato risposto di no, però insomma. Comunque sarà un processo non lungo, ma comunque avrà delle tappe. La prossima tappa sarebbe quella di verificare questo programma di carattere aziendale, anche economico. Anche economico, sì. Adesso la seconda parte di questa vicenda, diciamo così, che è pure triste d'altra parte, perché riguarda il servizio pubblico in generale, quello dei rifiuti, approderà in consiglio comunale e lì una ventina di giorni e ci saranno i momenti di verifica anche dal punto di vista economico e produttivo, aziendale e quant'altro. Il sindaco si è messo l'unica volta in 9 anni che sono in consiglio comunale, ha aperto le porte al consiglio di maggioranza invitando anche l'opposizione a far vedere tutta la documentazione. Domani del CIRSU, mi pare che ci sia un appuntamento per la verifica dei documenti. Ha detto, si è reso disponibile a farci vedere tutto, ma cioè, qui bisogna fare pure i conti, lì pare che ci siano svariati milioni di euro di debiti. Chi li ha prodotti questi debiti? Sappiamo che tutte le aziende che riciclano rifiuti fanno utile, Di Zio è un colosso che fa utile, il CIRSU ha fatto debiti, la Sorgesa ha portato i libri in tribunale. Quindi noi contestiamo la mala gestione politica del territorio, se vogliamo dire, giù ci sono fiori di amministratori mocianesi e berlandesi. I gruppi di minoranza hanno votato contro, certo, mi pare. Le motivazioni del voto contrario? Motivazioni del voto contrario non sappiamo se questo sarà un altro carrozzone politico come il CIRSU, che ci hanno detto chiaramente che ci sarà un nuovo CDA, ci saranno revisori probabilmente con un amministratore unico comunque. Forse ci potrà, può essere anche la possibilità dell'amministratore unico. E quindi se non ci si vede chiaro, ma oltretutto io al sindaco gli ho detto se si ammettono gli errori politici e verranno fuori chi ha fatto gli ammanchi del CIRSU, io chiaramente. Ma gli errori politici ovviamente sono quelli che sono, più che politici anche di programmazione o quant'altro. Sì, avvocato, ma adesso i costi
delle varie utenze, delle bollette ricadono sugli utenti mocianesi, che forse non hanno capito la quarta rata a conguaglio di questo anno, quando sarà di più. Forse ancora non si rendono conto, questo è il problema. Lì ieri si parlava che forse fra 5 anni costerà l'immondizia 35 euro a tonnellata. Io questa storia l'ho sentita anche 9 anni fa in Consiglio Comunale dall'ex sindaco Franco Filippo. Poi l'accrescimento delle spese sarà un problema per la popolazione. Poi l'abbiamo sentito dal professor D'Amico, l'abbiamo sentito da Ziruolo e adesso ieri da questo che si chiamava, non mi ricordo neanche il nome. Senti, ma quanto voi, una volta che voi avete acquisito, parlo dei gruppi di minori, acquisita la documentazione, credo che sia lunedì, martedì, contate di fare un'assemblea pubblica generale per informare a titolo anche di trasparenza, perché sicuro, noi faremo l'assemblea pubblica come abbiamo sempre fatto, adesso è qualche tempo che forse siamo un po' carenti in queste attività di piazza, però tu ci sarai e quindi sarà insieme a noi a manifestare davanti alla gente e a raccontare cosa prospettando anche un'eventuale azione popolare per dei quesiti anche di carattere referendario, anche se questa è una materia, diciamo, dal punto di vista economico eccetera, non può essere attribuita ovviamente a quesiti di carattere popolare, ma comunque la popolazione deve essere informata. Ma in merito di ambiente verrà informata la popolazione anche la situazione della discarica di San Damiano di Assunta. Quello è un altro problema. Tu te ne stai occupando con Le radici, noi abbiamo segnalato questo aspetto di carattere, il tendone, il telone o quant'altro, strappato, saranno le responsabilità da accertare. Benissimo, adesso vediamo gli sviluppi, noi da Teleradici vi la salutiamo, da amici, come sempre siamo.